Alla fine il comune di Pagani l'ha spuntata, 1.023.000 euro, a tanto ammonta la cifra destinata dall'ARU, Agenzia Regionale per le Universiadi, per il maquillage del Marcello Torre, una delle sedi scelte in vista delle prossime Universiadi 2019. Una cifra importante che l'amministrazione paganese destinerà alla struttura sportiva di Via Mammì per renderla accogliente in vista della manifestazione di carattere mondiale. La scorsa settimana sono arrivate ampie rassicurazioni sia sulla cifra che sull'autorizzazione per l'inizio dei lavori che dovrebbe iniziare a breve. A Palazzo San Carlo si lavora ora per gli ultimi ritocchi ai progetti iniziali, per poi passare alla fase successiva che prevede l'approvazione e poi la partenza dell'opera. I lavori di ripristino toccheranno la curva in cemento, gli spogliatoi, la tribuna connessa alla sala stampa, l'area hospitality e il potenziamento della rete Wi-Fi per rendere maggiormente efficace il lavoro della stampa internazionale. La curva in cemento subirà il restyling maggiore, previsto il suo abbassamento e la messa in sicurezza della struttura. Dopo tantissime prove ed esperimenti, finalmente anche il Marcello Torre sarà dotato di una tribuna coperta che renderà l'impianto sportivo maggiormente fruibile nelle giornate di pioggia. Quattro i piloni in ferro che saranno posti ai lati della tribuna per sostenere la copertura. Sotto la tribuna saranno realizzati altri due spogliatoi per permettere alle formazioni che saranno ospitate di potersi cambiare senza aspettare che si liberano gli spogliatoi principali e soprattutto sarà creata una nuova area hospitality che servirà agli addetti ai lavori, dirigenti FIFA, la stampa e agli ospiti di poter usufruire di una pausa ristoro. Dunque un'importante opera di riqualificazione che servirà anche alla locale squadra di calcio che da circa tre lustri porta in giro per la penisola il nome della città, cara Sant'Alfonso Maria de Liguori.